I tre discepoli ricevono una grazia speciale dal cielo. Vedono il Signore Gesù in tutta la sua gloria. Il monte diventa il luogo d'incontro con Dio. L'invisibile diventa visibile. Svaniscono i dubbi dei discepoli perché tutte le loro domande trovano una risposta in Gesù. La voce dal cielo ci invita ad ascoltare Cristo, proprio perché è Lui la risposta alle nostre domande. Questa seconda domenica di Quaresima ci invita a fare più spazio a Dio nella nostra vita di ogni giorno. Ci invita a trovare dei momenti nei quali facciamo tutto il possibile per staccarci dalla quotidianità e ascoltare ciò che Dio ha da dirci. Per vivere un intenso momento spirituale basta mettersi in ascolto, aprire il cuore e lasciarsi consolare da Dio. Questo lo può fare solo chi si prende cura seriamente della sua vita spirituale. Seguiamo i passi di Pietro, Giacomo e Giovanni e andiamo sull'alto monte a trovare Gesù. Andiamo in chiesa davanti al tabernacolo e lì, nella preghiera umile, cerchiamo le risposte alle nostre domande. Affidiamo a Lui le nostre preoccupazioni, chiediamo a Lui aiuto nei nostri bisogni. Questo tipo di preghiera, ripetuto spesso, trasformerà i nostri cuori e ci guiderà i passi nelle scelte quotidiane. Allora scenderemo dal monte e, uscendo dalla chiesa, diventeremo noi stessi luce per gli altri.